L'episodio dell'aggressione che c'è stata nei confronti degli avvocati che difendono nel processo di Alate o che avrebbero dovuto assumere la difesa e che non hanno assunto è ovviamente un episodio molto grave, non c'è bisogno di grandi commenti. Sarebbe interessante invece fare una piccola riflessione. Riflessione perché la difesa è un'attività che costituisce un diritto riconosciuto ad ogni cittadino e quindi è un dovere per gli avvocati, è un po' come le cure mediche. Allora la domanda da porsi è come mai gli avvocati vengono minacciati e i medici che vanno a curare anche autori di gravi delitti no? E questa domanda presuppone una riflessione su quello che è nella coscienza sociale il concetto di attività di difesa, cioè se ancora adesso ci sia nella consapevolezza di tutti la necessità che tutti debbano avere una difesa e ancora di più se ci sia la consapevolezza che il processo ci deve essere per tutti e che questo processo deve essere giusto. Per fare un esempio, è come se la cittadinanza si convincesse che in molti casi non è necessario che le cure siano praticate da medici specializzati o addirittura che si possano soltanto dare così dei farmaci palliativi pro forma e che questo basti. Allora, Alatri, possiamo pensare che questo sia il frutto di una rivolta popolare per un fatto di cronaca che ha colpito? Io francamente non lo credo. Io credo che ci sia un fenomeno di innesco che questo senso di diffusa insicurezza che è un po' reale, molto anche soltanto percepita, quel senso di insicurezza di cui abbiamo visto gli effetti nei giorni scorsi, a proposito di casi che sono avvenuti e che hanno portato a casi limite di chi ha sostenuto che la legittima difesa sia una specie, debba essere una specie di licenza di uccidere in casa. O addirittura quel magistrato che ha fatto un invito pubblico ad armarsi perché ormai lo Stato non riesce a tutelarci. Però c'è da dire che al di là di questo innesco, il fenomeno è continuamente alimentato da una certa cultura di svalutazione del processo che vediamo nell'attività legislativa, nell'attività giurisprudenziale e soprattutto nell'informazione pubblica. Viene fuori da un insieme di leggi, sentenze, anche di servizi giornalistici e le tre cose, diciamo, si tengono perché si condizionano a vicenda. Un'idea che alla fine il processo sia una cosa eccessivamente lunga e costosa che una società moderna non si può permettere. Beh, la sensazione che continuando, se non si inverte questa deriva, questa società moderna finirà per tornare ad impiccare le streghe in piazza.